Aileen Corrier è una corrispondente per WKYC Channel 3 in Ohio, USA, negli anni 80 e 90. Molti potrebbero ricordarsi di lei per la sua chioma di capelli rossi e per i suoi report di informazione sulla salute. Decenni dopo, i capelli non sono più così rossi, ma lei si assicura comunque di mantenere sempre il colore andando ogni mese dalla parrucchiera, Kauri Phillips. Ciò che la donna non sapeva era che la parrucchiera le avrebbe dato una notizia sulla sua salute molto importante. A inizio giugno, Aileen è andata al salone per il suo solito appuntamento. La sua parrucchiera Kauri le stava preparando il colore da fare come ogni mese, quando improvvisamente ha visto qualcosa di insolito, ha visto che aveva un segno sulla testa. Kauri le ha chiesto se avesse sbattuto la testa e le ha detto che vedeva qualcosa che non le piaceva, riporta il Today. Aveva un aspetto spaventoso, ha detto al Today. Sembrava un ematoma ma era piatto e non gonfio. Kauri ha una sorella che guarda caso è un'infermiera dermatologa ed aveva l'impressione che quel segno non avesse un bell'aspetto, ha detto ad Aileen di andare dal medico il prima possibile. Aileen ha seguito il consiglio. È andata dalla dermatologa Pam Davis che ha subito preparato una biopsia. Il risultato è stato che Aileen aveva un melanoma, una forma di cancro della pelle, ma dato che lo avevano notato al principio non era ancora pericoloso. Un mese fa non lo ha visto, perciò è comparso in questo lasso di tempo, ha detto Aileen a WKYC. Avrei potuto non vederlo e non lo avrei neanche sentito perché non era gonfio, per cui non c'era niente da sentire. Questa scoperta piuttosto iniziale ha permesso ad Aileen di rimuovere soltanto un neo senza che debba affrontare chemioterapia o radiazioni. Questa è davvero fortuna. Aileen è estremamente grata a Kauri che è infatti stata la prima persona a cui ha parlato della cosa. Ha raccontato a WKYC che la sua parrucchiera le ha dato tempo e che le ha donato la vita, nonostante non sia più una reporter. Aileen, che attualmente sta indossando dei cappelli per uscire e proteggersi dal sole, vuole informare le persone di un tipo di melanoma pericoloso e forma di cancro della pelle sulla testa. La dottoressa Pam Davis consiglia di controllare le proprie teste in cerca di segni o nei e il momento migliore è dopo la doccia, quando sono più visibili. Incoraggia anche i parrucchieri a dare un'occhiata perché potrebbero davvero salvare delle vite. Guarda il video per altre informazioni, per favore condividi questa storia per informare altre persone del pericolo o del cancro della pelle che potrebbe essere difficile da individuare sotto i capelli.